118 pugliese in protesta perché? Perché i lavoratori si sono stancati di quanto è successo in questi 16 anni sulla loro pelle. Sono operatori che danno anche il cuore nel momento in cui scendono in strada a dare una mano, però in compenso hanno avuto soltanto dei soprusi da parte delle associazioni che gestiscono queste postazioni. Loro oggi, ma è una battaglia che dura da anni ormai, chiedono di riavere dignità e diritti da chi dovrebbe gestire questo tipo di servizio, che è il primo impatto del cittadino con la sanità pubblica, e appunto in questo caso la Regione Puglia, che politicamente dovrebbe e deve prendere una decisione sulla gestione del servizio. Noi chiediamo che ci sia nell'immediato una internalizzazione tramite la società in house, nell'attesa, così come è stato deciso dalla Regione Puglia, che nasca l'agenzia unica per la gestione dell'emergenza urgenza. C'è un dialogo in atto o ancora no? Il dialogo è stato aperto con tutti. Noi abbiamo fatto delle assemblee in cui erano presenti molti dei politici presenti in Consiglio regionale. Quasi tutti si sono detti d'accordo con il nostro tipo di proposta, però non basta essere d'accordo, poi bisogna essere pure pratici. E appunto il problema principale è quello che la Giunta dovrebbe dire ai direttori generali per darsi una mossa rispetto all'internalizzazione, perché alla fine è la politica che deve decidere. Secondo voi è tecnicamente possibile questa soluzione dell'internalizzazione dei lavoratori? Possibilissima, anche perché ci stanno già degli esempi in Puglia, appunto a Foggia, dove ben 32 postazioni che erano in mano a cooperative adesso vengono gestite direttamente dai Sanità Service. E l'ultimo esempio è una postazione gestita da un'associazione di volontariato, è stata data in gestione a Sanità Service, quindi c'è già il precedente e devo dire che la soddisfazione maggiore di questa internalizzazione è proprio del direttore generale o dei direttori generali, che stanno toccando con mano la differenza sia nella gestione che in tutto quello che incide sul servizio stesso. Al di là delle legittime aspettative dei lavoratori, ci potrebbe essere anche un miglioramento dal punto di vista del servizio per i cittadini? Ma io ne sono convinto, anche perché è nostra convinzione, ma non penso che sia soltanto la nostra, è che là dove c'è la soddisfazione del lavoratore c'è un miglioramento anche del servizio. Purtroppo è da anni che questo servizio viene gestito da associazioni di volontariato, noi siamo stanchi di tutto questo e quindi chiediamo al più presto alla Regione Puglia di essere internalizzati e di non essere più usati e di essere l'ultimo fanalino di coda come sempre. Che vengono eliminate le associazioni di volontariato da questo servizio perché non è più sopportabile questa situazione. Le problematiche maggiori quali sono? Le problematiche maggiori sono che alcune associazioni, diciamo la maggior parte delle associazioni di tutta la Regione Puglia, non rispettano il nostro contratto di lavoro. Ci sono ancora lavoratori e volontari che ancora tutt'oggi non hanno percepito lo stipendio mensile. Addirittura ci sono persone che è da 6 mesi che non prendono lo stipendio. Voi tecnicamente siete dipendenti, eventualmente da chi? Noi siamo dipendenti tramite una convenzione che le associazioni di volontariato hanno fatto con la ASL, dove siamo 4 dipendenti per associazioni e 4 volontari, anche se sono molto di più. Quindi la vostra richiesta qual è? La nostra richiesta è di essere internalizzati, di trovare al più presto una soluzione, perché siamo stufi di questi abusi che sono stati fatti in questi anni.